Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture. Ho letto più fumetti che libri in quest'ultimo periodo perché non sto trovando nessun libro che mi colpisca particolarmente, che mi coinvolga. Ho cominciato Danza sulla mia tomba, La ragazza del treno, Autorità, Rivalità, insomma ho cominciato tantissimi libri ma nessuno di questi è riuscito ad appassionarmi tanto da poterlo concludere. L'unico libro che sono riuscita a portare a termine è Weird Things Customers Say in Bookshops di Jen Campbell. Questo libro esiste soltanto in inglese ed è un livello abbastanza facile. Io l'ho comprato usato su un sito internet di cui non mi ricordo il nome, però vi lascio il link qua sotto in descrizione. L'ho pagato circa 3,25€, tenuto veramente benissimo. Comunque, a parte questo, non c'entra niente con il libro in sé. Questo libro probabilmente sono riuscita a terminarlo perché non è una vera e propria storia, ma racconta piccoli episodi che sono successi all'autrice mentre lavorava appunto in libreria, e sono tutti episodi veramente strani, divertenti. Alcuni sono veramente tristi perché ti fa riflettere quanto la gente sia ignorante in merito ai libri o semplicemente maleducata nei confronti di un semplice dipendente di una libreria o comunque rispetto a una persona che sta lavorando. E è una lettura veramente fresca, molto veloce, simpatica. All'interno del libro ci sono anche delle piccole illustrazioni che rappresentano visivamente gli avvenimenti che accadono in libreria, e l'ho trovato molto divertente soprattutto perché mi sono rivista in molti episodi. Nonostante io non lavori in una libreria ma in un altro tipo di negozio, i miei clienti sono molto simili a questi, e questa cosa mi ha fatto pensare molto perché non importa che cosa vendi, dove lavori, ma i clienti spesso sanno essere veramente molto maleducati e soprattutto insensati. Pensavo di vivere io semplicemente in un posto in cui la gente richiede cose assurde, in realtà non è così, quindi questa cosa mi ha anche rincuorato. È una lettura che vi consiglio se state cercando qualcosa di fresco, divertente per passare un paio di pomeriggi in spiaggia. Io l'ho trovato veramente esilarante, alcune cose mi hanno fatto un po' pensare e diventare abbastanza triste, però è veramente molto simpatico. Inoltre sono proprio scambi di battute, alcuni sono semplici dialoghi di due righe, altri di una pagina, quindi sono storie a sé stanti e non richiedono particolare attenzione o concentrazione, quindi adattissimo anche da leggere in spiaggia. Ho letto poi i primi 4 volumi di LDK. In realtà avevo già letto i primi 2 un paio di anni fa, però quest'anno ero in mini comics, ho deciso di comprare anche il 3 e il 4, e siccome mi ricordavo solo vagamente la storia, ho deciso di ricominciarla. Di che cosa parla in sostanza questo manga? Parla di una ragazza di 16 anni, Aoi, che vive da sola e un giorno si trova come vicino di casa il ragazzo più bello della sua scuola. Ma va, potevamo farcelo mancare? Direi proprio di no. Comunque, un giorno nella casa di questo ragazzo succede un incidente per cui deve abbandonare l'appartamento e si trasferisce a vivere da Aoi. È un manga ricco di fraintendimenti, malintesi, scene abbastanza imbarazzanti, equivoci, però allo stesso tempo lo trovo anche un fumetto tenero. La nostra protagonista è una ragazza molto genuina, non è svampita ma è veramente forte e è anche abbastanza ingenua, che è una cosa che da una parte mi piace e da una parte no. La storia in sé non è particolarmente originale, ci sono vari elementi che ho trovato in tantissimi altri shoujo e che vengono quindi riproposti anche in questo, però lo trovo una lettura veramente leggera, adatta in quei momenti in cui non trovi niente che ti appassioni o che ti prenda particolarmente. Questi 4 fumetti io li ho letti veramente uno dietro l'altro subito perché ero entrata veramente in fissa, nonostante appunto non sia niente di speciale, non si parli di temi chissà quanto complessi, cosa che io mi aspettavo visto che sono 2 ragazzi di 16 anni che vivono da soli, avranno dei problemi familiari o qualche cosa, invece per il momento ancora non si è entrati molto nello specifico. Spero che questo aspetto migliori e che diventi un pochettino più matura la storia, visto che appunto vivono da soli, ci sono un sacco di problemi che devono risolvere. Comunque, a parte questo, mi ha tenuto veramente incollata, volevo saperne di più, e soprattutto quando ci sono quelle tipiche scene
un po' ambigue fra Aoi e Shusei, mi batte veramente forte il cuore come se fossi una ragazzina, però non ci posso fare niente. Questo genere, gli shoujo in particolare, mi piacciono veramente tanto anche per questo, perché mi fanno tornare un po' ragazzina, mi fanno emozionare, sono delle letture comunque poco impegnative, però molto piacevoli per trascorrere un po' di tempo e soprattutto per staccare un po' la spina. Ho continuato poi una serie manga che mi sta piacendo particolarmente, ovvero Inuboku Secret Service, di cui ho letto il 6, il 7, l'8 e il 9. Ho anche il 10 a casa, ma me lo sto tenendo ancora un po' da parte perché è il penultimo, l'ultimo uscirà a settembre, quindi non vorrei che si concludesse in maniera troppo aperta per poi soffrire fino all'arrivo dell'ultimo volume, quindi me lo sto tenendo ancora da parte per un po'. In breve, questo manga parla di Ririce, una ragazza con poteri sovrannaturali che si trasferisce in un palazzo dove abitano altre persone con i suoi stessi poteri. Per stare però in questo palazzo, ogni persona deve avere un agente segreto, un accompagnatore, una guardia del corpo, ecco. E quella di Riricio è molto fissato con lei, molto fedele, proprio come un cagnolino. E la storia in breve parla appunto della storia di Riricio, quello che affronterà e del suo rapporto con questo agente, questa sua guardia del corpo, insomma, agente del Secret Service. Questo manga mi sta piacendo molto perché mischia alcuni elementi classici dello shoujo a un pizzico di fantasy sovrannaturale, si parla anche di demoni, spiriti della tradizione giapponese che io amo, adoro. Forse non se ne parla abbastanza, però è comunque una cosa positiva per me. Si parla molto di amicizia, di fedeltà, del dovere verso la propria famiglia, la propria dinastia, generazione, si parla molto anche di responsabilità. Trovo che il legame fra Riricio e il suo agente sia veramente molto tenero e dolce. Il mio personaggio preferito è Riricio perché la trovo una ragazza molto simile a me. È dolce e tenera nel profondo, però agli altri appare sempre come una ragazza altezzosa, acida, perché ha un modo di fare particolare. Nonostante voglia aiutare e si preoccupi per gli altri, tende a rispondere sempre in maniera acida, come se non gliene fregasse niente. Ed è bello vedere come cresce, come si rapporta appunto a questo suo carattere nel corso della storia. In generale comunque anche gli altri personaggi mi piacciono tanto, soprattutto Watanuki, che lo trovo divertentissimo. Anche lui è un personaggio che appare in un modo ed è in un altro. È una cosa che accade un po' a tutti i personaggi di questa serie e mi piace molto perché alla fine tutti noi dobbiamo affrontare il giudizio delle altre persone e convivere con quello che siamo noi, quello che percepiscono gli altri invece di noi, quindi l'ho trovata una cosa molto interessante. Ora, parlando nello specifico invece di questi 4 volumi, il 6 e il 7 mi sono piaciuti veramente tanto. Nel 4 o nel 5, adesso non ricordo, succede un episodio che mi ha sconvolta totalmente, ovviamente non posso farvi spoiler, però mi ha lasciato veramente di stucco, era una cosa che non mi aspettavo, e da lì in poi secondo me la storia si fa un po' fumosa e confusa, non si capisce bene se quello che sta accadendo è vero, è un sogno, è falso, in realtà è soltanto un trip. Insomma, questa cosa continua secondo me nel 6 e nel 7, e nell'8 invece si riprende un po' la storia, diciamo che va avanti da quel punto. Tuttavia l'8 e il 9 sono quelli che mi sono piaciuti meno, perché la prima parte di entrambi, o meglio la prima parte dell'8 e l'ultima parte del 9, fanno parte della storia centrale, della storyline del fumetto, mentre l'altra metà del fumetto sono episodi a caso che riguardano i personaggi. È una cosa che da una parte può essere bella perché scopriamo qualcosa di più dei personaggi, li conosciamo meglio, sono degli episodi comunque che ci permettono appunto di approfondire questi altri personaggi, però appunto sono inseriti totalmente a caso, non hanno un ordine cronologico. Avrei preferito inserire questi episodi direttamente nella storia principale, perché in questo modo io inizio l'8, la storia va avanti, poi si blocca di colpo e ci sono questi episodi, diciamo, extra che, sebbene siano carini, belli e interessanti, mi bloccano la storia. Cioè, io voglio sapere come continua, d'accordo, è bella la storia di questo, questo, quest'altro, però voglio sapere come continua, quindi l'ho trovata una scelta un po' strana.
Ora, non so se sono riuscita a farmi capire bene, però ovviamente non voglio farvi spoiler riguardo questa serie perché preferirei che la leggeste. È veramente molto bella, secondo me. È composta da 11 numeri, l'ultimo uscirà appunto a settembre, quindi non sono neanche tanti volumi per essere una serie manga. Ho letto poi due graphic novel che vi mostrerò brevemente, questo perché ho fatto di entrambe la recensione e non ho intenzione in questa nuova rubrica di parlare di libri che ho già recensito, perché altrimenti la recensione che ho già fatto sia in formato video che sul blog non avrebbe senso, sarebbe veramente del tempo perso se poi sto qua a ripetere le cose che ho già detto in un altro video. Quindi se siete interessati vi consiglio di seguire le recensioni sia del blog che del canale, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ho letto Freezer di Veronica Caratello, si tratta di una saga familiare narrata dagli occhi della figlia adolescente Mila. È una storia molto divertente, dinamica, ma allo stesso tempo emotiva e riflessiva. Ho adorato i disegni che sono semplici, con i colori tenui e i personaggi, in particolare Mina e Kafka, che è un gatto suicida. Al momento è in corso il blog tour di questo fumetto organizzato da Bao Publishing, che è appunto l'editore di Freezer. Trovate qua sotto in descrizione il link all'evento dove potete trovare tutte le tappe, tutti i vari blog che partecipano appunto a questo blog tour e soprattutto trovate tutte le regole per partecipare al giveaway e avere quindi l'opportunità di vincere una copia di questo fumetto, uno sketch e due spille disegnate dall'autrice. E infine ho letto In Real Life, un fumetto che mi ha stupito veramente tantissimo e che non capisco perché sia così poco conosciuto qua in Italia, o almeno io ne ho sentito parlare quasi zero. All'inizio pensavo fosse una storia tra virgolette banale sui rischi di internet, sul voler evadere dalla realtà e crearsi una nuova identità online. In realtà nasconde e offre veramente molto ma molto di più, si parla anche di economia, di amicizia e in questo caso in particolare internet viene visto e valorizzato come un punto di incontro, come una cosa positiva che può far stringere legami e soprattutto può aiutare le persone. Anche in questo caso i disegni sono semplici, dalle linee molto morbide e i colori sono particolarmente tenui, un po' pastello. Mi è piaciuta soprattutto la differenza che c'è fra i colori del mondo reale, che sono tutti sul marrone, e quelli invece del mondo virtuale, che sono pieni di colori proprio ad enfatizzare la positività, l'importanza anche di un luogo virtuale. Queste erano quindi le letture di cui vi ho parlato oggi, trovate tutti i titoli qua sotto in descrizione e anche i link alle varie recensioni che ho fatto e al blog dove trovate molte altre recensioni e altri contenuti sulle mie letture del momento o passate, insomma. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete già letto qualche fumetto o l'unico libro che ho citato appunto in questo video, che cosa ne pensate. Penso sia bellissimo potersi confrontare sulle letture. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!